su quello che è il cambio della tipologia assistenziale a cui stiamo andando incontro, cioè noi stiamo spingendo su un'assistenza primaria molto più forte di quella che c'è stata fino ad ora. Questo significa che puntiamo moltissimo sul ruolo che hanno i medici di medicina generale. Questo viene anche rinforzato dal contratto, dall'accordo che abbiamo appena siglato, che prevede per i medici di medicina generale un impegno ulteriore rispetto a quelle che sono le figure, i pazienti con patologie croniche, particolarmente i pazienti che hanno scompenso cardiaco, i pazienti che hanno diabete, i pazienti che hanno broncopneumopatie cronico-ostruttive. Quindi su quell'onda lì noi riusciremo ad avere un tipo di assistenza molto più precisa e pregnante di quella che non c'è stata fino ad ora. Ovviamente questo significa che avremo un cambiamento tipologico proprio di quello che è il rapporto tra i medici di medicina generale, soprattutto quelli che sono collegati con le case della salute e i propri pazienti. Quindi si andrà incontro a quello che è un lavoro che stiamo già facendo su alcune case della salute già in essere sul territorio provinciale, tipo la casa della salute di Borgomaggiore o Comacchio o la casa della salute di Copparo, ma la stessa San Rocco a Ferrara, insomma. Quindi cambieremo la tipologia, ci sarà finalmente per queste persone la possibilità di essere chiamati dalla struttura nei momenti in cui dovranno essere fatte le verifiche periodiche del loro stato di salute, che vuol dire che per un paziente diabetico ci sarà la possibilità di essere chiamato 2 o 3 volte l'anno per fare delle visite in loco, significa quindi la visita cardiologica o la visita oculistica, o la visita cardiovascolare nel caso in cui ci siano problemi di vascolarità. Insomma, riuscire a fare per questo paziente tutta una serie di servizi senza che lui passi per il medico di medicina generale, per il CUP, per lo specialista. La cosa verrà gestita direttamente da noi. Quindi il cambio radicale dell'assistenza è questo. Il paziente diabetico per un problema epatico o scompensato cardiaco riceverà questo tipo di assistenza e in progress praticamente non avrà più bisogno di passare attraverso quelli che sono i passaggi soliti che facciamo tutti, cioè quelli che sono i passaggi che prevedono il nostro andare dal medico di medicina generale, farci fare una prescrizione, consegnarla al CUP per avere la visita specialistica, andare dallo specialista, tornare al medico di medicina generale. Il ciclo si chiude dentro la casa della salute. Questo è un cambio radicale. In più c'è anche tutta la parte che riguarda la prevenzione. La dottoressa Santalini prima riprendeva un tema che per noi è molto caro, l'abbiamo detto e discusso per tanti anni. In Italia si fa poca prevenzione, siamo poco attenti alla prevenzione, ne parliamo tanto e ne facciamo poca. Quindi dovremmo mettere in atto tutta una serie di presidi che ci vedono interessati direttamente. Quando noi parliamo di sani stili di vita, non è che lo facciamo giusto per divertirci, lo facciamo perché sano stile di vita corrisponde a una condizione fisica diversa. Quindi a un paziente diabetico viene indicato dall'infermiere responsabile qual è la tipologia di vita migliore per mantenersi in una condizione di salute migliore, più adeguata. Questo percorso di prevenzione non ce l'abbiamo solamente, cioè non l'abbiamo di solito all'interno di quelli che sono i meccanismi nostri di gestione dei pazienti. La Casa della Salute è proprio uno di quei punti dove noi cerchiamo di affrontare questo tema e lo stiamo affrontando insieme ovviamente ai servizi sociali. In questa cosa qua io chiedo sempre ai sindaci di partecipare attivamente a quella che è la vita della Casa della Salute, mettendo i propri professionisti, operatori del sociale a contatto diretto con quelli che sono gli operatori della sanità pubblica. Allo stesso tempo chiediamo al volontariato, al terzo settore, di partecipare alla vita della Casa della Salute attivamente. Questo è il motivo per cui la dottoressa prima diceva ci sarà la possibilità di avere dentro, anche all'interno di questo primo stralcio della Casa della Salute di Bondeno, le strutture di volontariato, magari a rotazione, magari decidendo in modo promiscuo, insomma, l'utilizzo degli spazi, ma per lavorare insieme e portare avanti dei percorsi di miglioramento della salute per tutti. Quindi la Casa della Salute non è, come spesso viene indicata, un poliambulatorio. La chiamiamo Casa della Salute perché innanzitutto è una casa, è la casa di tutti, e di conseguenza all'interno di questa struttura si può fare di tutto, di più. Ci sono case della salute che già adesso stanno facendo corsi di preparazione, corsi di educazione alla salute, e fanno iniziative pubbliche dentro alla Casa della Salute, momenti di incontro della popolazione stessa del paese. Nel momento in cui c'è bisogno di qualche confronto pubblico, si va alla Casa della Salute. Deve essere intesa non più come un qualche cosa che è estraneo alla vita dei cittadini di Bondeno, ma qualcosa che fa parte integralmente della vita dei cittadini stessi. Quindi per noi il fatto di arrivare entro la fine di quest'anno, perché io veramente, lo dicevo prima con Anna, io conto che la Casa della Salute di Bondeno inizi a lavorare entro quest'anno. Il fatto che i medici di medicina generale, la medicina di gruppo, la pediatria siano rimasti nella palazzina di fianco non mi crea nessun tipo di problema, perché l'importante è che ci sia quel collegamento che è necessario e che è fisiologico tra le due strutture, visto che praticamente sono contigue. Dopodiché avremo il passaggio successivo alla Casa della Salute, è il completamento della Casa della Salute, quando cominceremo a avere non più 1900, 1800 qualcosa, insomma, metri quadri di utilizzo, ma ne avremo 5.600, quindi in 5.600 metri quadri si costruisce una Casa della Salute davvero considerevole, e in questa Casa della Salute dovremo decidere le tipologie di assistenza che vorremmo collocarli. Ovviamente ci sarà tutta, cioè, sposteremo la specialistica, faremo in modo che anche per gli specialisti ci siano degli spazi più adeguati, più consoni, e questo si porterà dietro naturalmente un arricchimento di tutta l'attività che viene già svolta qui a Bondeno. Solo per darvi un numero, nel 2017 ci sono state 14 tipologie diverse di specialistica di cui i cittadini di Bondeno hanno fruito, per un totale di oltre 33.000 prestazioni. Quindi è un numero che dal mio punto di vista è piuttosto considerevole, vista la popolazione che esiste su questo territorio, ma noi abbiamo l'intenzione di mantenere questo tipo di forza e possibilmente potenziarlo a seconda di quelli che saranno i percorsi che noi metteremo avanti, perché le Case della Salute iniziano il percorso su queste tre tipologie di pazienti cronici, ma potranno anche crescere ulteriormente, perché ovviamente nell'ambito della cronicità c'è tutto il capitolo che riguarda le demenze, c'è l'ipertensione, ci sono i polipatologici, che vuol dire pazienti che hanno più patologie su cui lavorare. Ovviamente queste cose qua richiedono forze, investimenti e anche, insomma, la volontà dei professionisti della sanità pubblica, che fino adesso dal mio punto di vista hanno fatto un ottimo lavoro su questo territorio. Aggiungo solo questo perché mi sembra doveroso: noi puntiamo, come ho già detto, sulla figura del medico di medicina generale, ma puntiamo anche sul ruolo degli infermieri, cioè gli ambulatori infermieristici, gli ambulatori gestiti dagli infermieri sono una cosa essenziale per lo sviluppo della sanità pubblica, perché cambiamo la tipologia del ruolo dell'infermiere, facciamo in modo che le responsabilità che sono venute avanti con la scuola, con l'università, insomma, con tutto quello che è stato il passaggio dall'infermiere generico all'infermiere professionale all'infermiere laureato, generi tutta una serie di prestazioni che siano autonomamente gestite da loro. Poi, guardate, se c'è una cosa che ci caratterizza per le Case della Salute è la possibilità di integrare le professioni. Integrare le professioni significa che il sociale lavora con il sanitario, i sanitari lavorano insieme e creano valore aggiunto per i pazienti che vengono seguiti da queste persone, perché altrimenti anche nell'ambito della sanità troppo spesso ci sono queste chiusure nette, queste barriere tra tipologia di sanitaria e altra tipologia che non facilitano nessuno, particolarmente i pazienti. Se noi riusciamo a vincere questa sfida, e lo stiamo facendo, vi assicuro, in alcune zone di questa provincia si stanno facendo una serie di cose che, colpa nostra, non riusciamo a pubblicizzarle sufficientemente, non siamo un granché bravi sul piano della pubblicizzazione e del marketing, ma stiamo facendo delle cose che stanno servendo. Alcune popolazioni di questo territorio provinciale hanno dei servizi veramente di grandissima qualità. Siccome uno dei miei obiettivi, e lo è sempre stato da 30 anni a questa parte, è quello di rendere equo il discorso tra tutti e quindi uguale. Io cercherò, e tutti i miei collaboratori lo faranno, di rendere questo tipo di assistenza omogenea per tutto il territorio ferrarese. Grazie al dottor Badini. Dopo il suo intervento ci sono altri interventi dei consiglieri, altrimenti Corrado. Parlo così, si sente. Andiamo sulle GIO, cioè dal GIO, scusa.